Voy a presentaros a Laura, que es profesor ordinario del Departamento de Planificación, Diseño y Tecnología de la Arquitectura de la Universidad de La Sapienza, en Roma. Desde 1990 desarrolla actividades de investigación como coordinadora y responsable científico tanto para la Universidad, la Facultad, el Consejo Nacional de Investigación o para terceras personas. Y también se dedicó a la experimentación y a la planificación territorial. Ha sido consultora general del Común de Roma, del Ayuntamiento de Roma, para el nuevo Plan General 2008 y de 2001 a 2015 es miembro del Consejo de Docentes de Doctorado de la Facultad de Arquitectura de Valle Giulia, en el curso Recualificación y Recupero Iniciativo. Del 2003 a 2006 ha sido miembro del Colegio de Docentes de la Escuela de Especialización en Planificación Urbanística y desde el 2003 es miembro del Consejo de Docentes de la Escuela de Especializaciones en Bienes Naturales y Territoriales de la Universidad de La Sapienza. Es miembro también del Comité Científico del Máster Urban. Desde 2012 es responsable del protocolo ejecutivo entre el Departamento de Planificación, Diseño y Tecnología de la Arquitectura, la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle en Bogotá, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario y el Departamento de Ingeniería Urbana de la Universidad de Tokio. Desde 1912 está asociada al Instituto de Investigación sobre Población y Políticas Sociales del Consejo Nacional de Investigación de Italia y desde 2003 es miembro de varias juntas y comités de gobierno de la Universidad de La Sapienza. Ha dirigido y ha escrito diversos libros y ensayos, de los que cabrían destacar dos especialmente. Uno es Piano Locale, Plano Local y nuevas reglas, nuevos instrumentos y nuevos mecanismos de actuación, del 2008, y el otro sería Difusión de los asentamientos, territorio y paisaje. Y sin más, voy a hacer la palabra solamente, quiero observar que está muy ordenada la presentación. Cada idea clave en cada momento está recogida en una frase arriba del todo en las diapositivas. Esas ideas claves son estas 11 que aparecen aquí. Este va a ser el desarrollo. Las diapositivas, como veis, están en castellano. Entonces, le hemos pedido a Laura que hable despacio y con el apoyo de las diapositivas en castellano, bien estructuradas y con estas frases claves, esperamos que pueda seguirse más o menos. Hacia el tema 9 vamos a hacer un pequeño parada para verificar que se sigue bien el discurso, que no hay problemas y ya después terminará. De todos modos, me han asignado a mí, posiblemente la que peor habla italiano de todos, un puesto de control de calidad. Si hay alguna palabra que yo no entiendo, puede ser que haya más gente que no la entienda también y le pediría a Laura que insista sobre ello. Gracias. Allora, buonasera a tutti. Intanto volevo ringraziare moltissimo i colleghi dell'Università di Valladolid di questa occasione e in particolar modo Alfonso Alvarez Mora, con cui appunto abbiamo un'amicizia da molti anni, il professor Juan Luis de las Rivas Sanz, la professoressa Maria Castillo e anche Miguel Fernandez Maroto, che è stata un'ottima compagnia qui a Valladolid. Allora, io proverò a parlare ovviamente lentamente e spero appunto che con l'aiuto di queste slide riusciate, sia chiaro, sia abbastanza chiaro diciamo questa esposizione. In ogni caso avremo poi il modo magari di puntualizzare alcune cose. Ecco, il tema che io affronto è questo tema del piano regolatore di Roma, in particolar modo del processo di pianificazione che ha condotto all'approvazione del piano nel 2008 e poi diciamo, a quelle che sono state le successive diciamo, fasi nel governo della città che avendo, diciamo, essendo caratterizzate
caratterizzate da una fortissima discontinuità in termini proprio di governo e di amministrazione, hanno avuto delle ricadute negative sul piano e quindi sulla sua possibilità di attuazione. E il piano, come vedete, è stato approvato appunto nel 2008 e dopo oltre 40 anni di vigenza del piano regolatore previgente, del piano del 62, e questo piano quindi è stato approvato ad esito di un lungo processo di pianificazione che è stato avviato nel 94 e che ha consentito di mettere a fuoco e di attuare progressivamente la strategia urbanistica complessiva che ne è il motivo ispiratore. Quella, la frase che vedete lì è la frase appunto con cui l'assessore all'urbanistica Roberto Morassut salutava l'approvazione del piano il giorno dopo sul Messaggero, che è uno appunto dei più diffusi quotidiani della città. E un elemento molto importante da tenere presente in questo racconto è diciamo proprio la sequenza delle giunte al governo della città, e questo perché soprattutto, come vedremo, questo piano è un piano appunto riformista, quindi è un piano che intreccia fortemente le scelte urbanistiche per la città con le scelte politiche, e quanto la discontinuità nel governo della città abbia causato, come dire, dei danni proprio sull'amministrare la città è, diciamo, cronaca di questi giorni. Per cui noi facciamo riferimento ad un primo periodo che va dal 1994 al 2008, che sono appunto i 15 anni in cui si è svolto il processo di pianificazione della città, con le due giunte di centrosinistra del sindaco Rutelli dal 94 al 2001, due giunte di centrosinistra del sindaco Veltroni dal 2001 al 2008. Dopodiché nel 2008 c'è una discontinuità con l'elezione di una giunta di centrodestra, il sindaco Alemanno, fino al 2013, e dal 2013 a oggi abbiamo di nuovo una giunta di centrosinistra, il sindaco Marino, con una forte discontinuità sia rispetto alle giunte di centrodestra sia rispetto alle precedenti giunte di centrosinistra, come vedremo. Allora, qui il primo punto che noi mettiamo è che appunto questo piano è un piano delle regole, cioè un piano delle regole pubbliche e condivise. Infatti, per la prima volta il piano è stato oggetto di tre voti del Consiglio Comunale: nel 2003 è stato adottato, nel 2006 è stato controdedotto, meglio, sono state controdedotte le osservazioni al piano, e nel 2008 è stato definitivamente approvato dal Consiglio Comunale e è stato contestualmente ratificato un accordo di pianificazione tra il sindaco e il presidente della regione. Con questi tre atti fondamentali la città quindi ha sancito un sistema di regole pubbliche e condivise che ha appunto la finalità di garantire a tutti i cittadini parità nell'esercizio dei diritti e nelle attribuzioni dei doveri. Quindi un sistema di regole certe, definito una volta per tutte e non caso per caso, come avviene appunto per l'urbanistica contrattata, e quindi la cosa importante è attraverso uno strumento generale. Inoltre, il carattere di queste regole è altrettanto rilevante perché sono delle regole pubbliche ad attuazione privata e non regole concertate con il privato. Questo processo di pianificazione ha quindi impegnato l'amministrazione per oltre 14 anni ed è stato un processo molto comunicato, con numerosi seminari, incontri, migliaia di incontri e di seminari in ogni fase. Quindi in tutti questi anni si è molto parlato di questo piano nella città ed è stato fortemente socializzato in tutti gli ambienti, e diciamo a testimonianza di questa forte, diciamo, comunicazione del piano, le oltre 7.000 osservazioni che sono pervenute nel 2003 dopo la sua adozione e pubblicazione. Quindi diciamo che questo piano è un grande progetto collettivo riformista in cui si sono misurate le migliori competenze dell'urbanistica di quegli anni
e che hanno contribuito, diciamo, a creare quella che è stata anche definita la macchina del piano. Tra queste competenze il, diciamo, professor Campo Svenuti, il professor Federico Oliva, che stasera è qui con noi, il professor Stefano Carano, il professor Gianluigi Nigro e il professor Elio Piroli erano, diciamo, i cinque più anziani consulenti del piano, cui poi, diciamo, con cui lavoravano e poi hanno proseguito nel lavoro altri più giovani come anche io. Allora, questo piano è anche un piano emblematico, cioè è un piano che segna fortemente lo sviluppo della città ed è per questo che possiamo annoverarlo tra le più importanti esperienze di amministrare l'urbanistica. Quindi è un caso emblematico sia per complessità e dimensione, perché stiamo parlando di un territorio comunale di 129.000 ettari, un territorio comunale che contiene al suo interno, diciamo, le più grandi città europee, e anche perché però è emblematico perché, pur in assenza di un quadro normativo innovato a livello sia nazionale che regionale, ha costituito, diciamo, un luogo emblematico di anticipazione, confluenza e attualizzazione dei più significativi elementi di elaborazione disciplinare degli ultimi 20 anni, rappresentando per questo anche un esempio sotto il profilo disciplinare. Per questo, cioè per la mancanza di un quadro normativo che sancisse, diciamo, ex ante o ex post queste innovazioni, è stato definito anche un piano di transizione, perché la sperimentazione ha dovuto ovviamente mantenersi all'interno del quadro normativo vigente. È un piano che quindi sperimenta una nuova concezione strutturale della pianificazione basata sul principio di copianificazione, una nuova forma anche, diciamo, ripeto, all'interno di un unico strumento connessa alla separazione tra componenti strutturali e operative, nuovi contenuti disciplinari. Questo è molto importante anche sotto il profilo, come vedremo, della strategia di rigenerazione che il piano mette in campo, e in particolare quindi la mobilità collettiva, la riqualificazione, ma anche ovviamente i contenuti ecologici, e poi nuovi meccanismi attuativi incentrati sul principio della perequazione. Queste innovazioni hanno fatto sì che il piano negli anni 90, mentre era in elaborazione, vedesse definito un laboratorio per la riforma urbanistica proprio da Giuseppe Camposvenuti, e qui abbiamo una sua frase, appunto, che appare sul numero 116 di urbanistica, che è un numero monografico sul piano regolatore di Roma, che nel frattempo si stava ancora elaborando. Vi ricordo che arriverà poi alla sua adozione, quindi a sancire la prima fase di, diciamo, cogenza, solamente nel 2003. Quindi è un piano riformista, e quindi è un piano che riafferma, come dicevo, il carattere di impegno etico e civile dell'urbanistica, le sue finalità sociali e anche la rilevanza nella sua missione nel governo e nella costruzione della città pubblica, a partire appunto da una consapevolezza fondamentale che le principali scelte urbanistiche della città sono scelte apertamente politiche, dal momento che una politica e un piano urbanistici sono costruiti in stretta combinazione tra elementi disciplinari e strategie politiche. E quanto appunto questa discontinuità proprio nella politica di governo abbia danneggiato poi la possibilità di per questo piano, quindi per i suoi principi informatori innovativi, di essere attuati, è questione che viviamo proprio in questi giorni nella città e oramai a partire dal 2008. Ed è un piano che vuole anche sconfiggere, attraverso quindi modalità e strumenti operativi, la rendita urbana, e infatti lo fa, cerca appunto di farlo mettendo in campo degli strumenti e dei meccanismi che tendono a sviluppare in modo decisivo la gestione urbanistica, quindi per un passaggio chiaro già all'interno del piano tra quelle che sono le scelte e quelle che è invece la concreta attuazione e realizzazione. E questo lo fa utilizzando appunto strumenti e meccanismi anche innovativi, pur appunto in assenza di un quadro normativo che lo consenta, e vedremo appunto quali sono. Queste sperimentazioni, ripeto,
che non hanno trovato ancora, diciamo, la certezza del diritto in un quadro normativo né a livello nazionale né a livello regionale, perché la legge anche della Regione Lazio è una legge recente del 98 in termini diciamo di tempo temporali, ma una legge ancora vecchia ispirata alla legge nazionale del 42, la nostra legge urbanistica nazionale è ancora del 42. Però diciamo queste innovazioni che sono state messe in campo dal piano sono state poi sancite però sotto il profilo, diciamo, della loro legittimità da alcune sentenze del 2010 del Consiglio di Stato che ha legittimato queste scelte innovative a fronte di alcuni ricorsi dei privati contro il piano regolatore che mettevano proprio in crisi la parte più innovativa del piano. Ora, un altro carattere fondamentale del piano è, d'altra parte, chiaro, avendo avuto uno sviluppo in 14 anni, la sua processualità. E questa processualità è stato proprio l'elemento, il metodo che ha consentito di dare una contestualità tra programmazione e gestione. E quindi, infatti, il metodo utilizzato è stato sintetizzato nello slogan Planning by Doing, e cioè dal generale al particolare e dal particolare al generale. E questo metodo è alla base della costruzione del piano e al tempo stesso ha consentito di guidare, diciamo, il governo delle trasformazioni urbane anche nella fase di elaborazione, quindi senza aspettare che il piano fosse definitivamente approvato per essere attuato, ma anticipando delle attuazioni del piano, quindi delle regole del piano attraverso l'approvazione di alcuni progetti e quindi, diciamo, l'inserimento di elementi innovativi all'interno di progetti di trasformazione che erano comunque possibili secondo il piano previgente e al tempo stesso diciamo rendendo cogenti alcune scelte del piano con un avvicinamento attraverso delle varianti propedeutiche, cioè il piano è stato in questo processo anticipato da alcune varianti, in particolare la più importante, il piano delle certezze, questa variante generale, si chiamava appunto piano delle certezze perché doveva dare la certezza del diritto, a cui dobbiamo in particolare la costruzione del sistema ambientale, che poi vedremo è la scelta, una delle tre scelte fondamentali alla base della costruzione del piano. Quindi diciamo che il planning by doing è un'operazione pragmatica, ma è anche un'operazione, possiamo dire, diciamo una concezione, cioè un quadro anche strategico di riferimento. Infatti nel 95, proprio un anno dopo diciamo, l'insediamento della giunta, il Consiglio Comunale mette a punto un quadro strategico di riferimento, è la sintesi degli indirizzi programmatici che l'amministrazione si dà per gli anni a venire, che si chiama appunto Poster Plan. Questo ovviamente non ha nessuna valenza urbanistica sotto il profilo della cogenza, ma è molto importante perché su queste scelte fondamentali dell'amministrazione si svilupperà tutto il processo e questo quadro di coerenze renderà possibile attuare ed anticipare il piano attraverso il planning by doing, perché tutti i progetti e tutte le varianti che l'amministrazione mette in campo fino all'adozione e poi fino all'approvazione definitiva del piano nel 2008 devono essere coerenti con queste scelte, e queste scelte in particolar modo riguardano la creazione di un grande sistema ambientale, vedete appunto le aree dell'agro e il più scuro, diciamo, i parchi, sono 11 parchi poi territoriali, e poi abbiamo la seconda scelta che riguarda la riqualificazione, vedete queste, diciamo, ellissi e questi cerchi, Irene, puoi far vedere tu per favore? Questi ellissi e questi cerchi che sono i luoghi della riqualificazione con cui l'amministrazione anticipa alcune, diciamo, programmi di riqualificazione. E poi il tema importante è quello della mobilità, come vedremo, in particolar modo, diciamo, della mobilità su ferro. Ecco, queste scelte sono il quadro delle coerenze con cui l'amministrazione va avanti in questo processo di costruzione da una parte e dall'altra di anticipazione del piano.
piano, diciamo, è un piano quindi che mette in campo una strategia urbanistica complessiva di integrazione e di riequilibrio urbano e metropolitano, che prefigura appunto un nuovo assetto decentrato di struttura urbana policentrica, sostenibile e accessibile, verificato alla luce della fattibilità economica e delle istanze sociali emergenti. Quindi, tra l'altro, è una strategia, e questo è molto importante, estesa oltre i confini comunali e quindi inserita in un orizzonte metropolitano, finalizzata quindi al raggiungimento di un'integrazione non solo tra città abusive e città pianificata, ma anche ovviamente alla costruzione della città pubblica. È molto importante, Irene, torna sulla... Ecco, questo è l'orizzonte metropolitano perché, come vedete, le scelte del piano relativamente alla, diciamo, ai luoghi della riqualificazione e alle polarità del sistema insediativo, ai luoghi, diciamo, della mobilità e alle aree naturali protette, i parchi e alle aree agricole, vedete, viene riletto a livello metropolitano, quindi oltre i confini comunali, a comprendere tutta l'area della provincia, e quindi il piano, diciamo, legge queste scelte a livello, cioè, provinciale, molto più ampio rispetto al suo territorio comunale, quindi le inserisce in un orizzonte metropolitano che all'epoca ancora non era in nessun modo pianificato. Il piano provinciale sarà approvato solo nel 2010, quindi 2 anni dopo l'approvazione del piano regolatore, ma il piano appunto ne anticipa alcune scelte fondamentali. Dicevamo appunto che l'attuazione di questa strategia, diciamo, urbanistica complessiva indirizza quindi le trasformazioni urbanistiche prioritariamente verso interventi di riqualificazione e di modernizzazione della città esistente, vai sul testo, innescando quindi processi virtuosi e compensativi di regenerazione. E quindi un tema importante appunto è come, diciamo, questa strategia, che quindi scaturisce, diciamo, dalla volontà di individuare sostanzialmente un nuovo welfare urbano, quindi come questa strategia può consentire sostanzialmente di porre al centro delle politiche di sviluppo un tema fondamentale dell'equilibrio tra la disponibilità delle risorse fondamentali e la domanda della loro utilizzazione. E quindi il piano in realtà mette in campo una strategia di rigenerazione ecologica, ma lo fa in termini estremamente concreti, non solo attraverso la costruzione, come vedremo, di un sistema ambientale di 68.000 ettari pari al 87.800 ettari pari al 68% del territorio comunale, ma anche mettendo alcune regole specifiche all'interno di tutte le aree della trasformazione, affinché appunto qualsiasi tipo di trasformazione non solo non eroda le risorse fondamentali, aria, acqua e suolo, ma anzi ne produca, diciamo, continuamente un bilancio positivo. Ai fini dell'attuazione di questa strategia, il piano configura un doppio livello di riorganizzazione morfologico-funzionale, socio-economico e gestionale, che esplicita l'esigenza di un approccio interscalare integrato. Quindi abbiamo una riorganizzazione alla grande scala, che quindi trova fondamento nelle 3 componenti strutturali, che sono delle vere e proprie invarianti di lungo periodo, sono il sistema ambientale, il sistema delle infrastrutture per la mobilità e il sistema delle centralità di livello urbano e metropolitano, e una riorganizzazione alla piccola scala, che invece è quella della riqualificazione diffusa alla scala locale, e che quindi vede in particolare come protagonisti in prospettiva, allora erano 19 municipi in cui è articolata la città, oggi sono 15, sono stati accorpati dal 2010, che comunque è incentrata questo livello di riqualificazione diffusa su un'articolazione del sistema insediativo in città. In particolare abbiamo la città storica, la città consolidata, la città da ristrutturare e la città della trasformazione, a loro volta articolata in tessuti e ambiti. L'articolazione in tessuti tende a sostituire, diciamo, un carattere fondamentale della urbanistica tradizionale, che è quello dell'articolazione del territorio comunale in zone omogenee,
quindi sotto il profilo funzionale, mentre diciamo il piano ha un approccio morfologico funzionale e quindi individua i tessuti all'interno dei quali, anziché l'omogeneità, persegue sempre la mixité funzionale. Se facciamo vedere un attimo la carta dell'articolazione delle città, che è quella prima, ecco, queste sono appunto le città, vedete la successione delle città. In particolare dobbiamo dire due cose su queste città. La prima è un punto della città storica che è diciamo, un elemento molto importante anche sotto il profilo concettuale e culturale, perché questa città storica che raggiunge 5.000 ettari, pari al 4% del territorio comunale, mentre nel vecchio piano, nel piano del 62, era 1.000 ettari, si parlava di centro storico, cioè si pensava quindi negli anni 60 che la parte della storia fosse concentrata nella parte centrale della città, mentre questo nuovo diciamo, concetto che estende sotto il profilo temporale e anche territoriale il concetto di storia, raggiunge diciamo, una nuova perimetrazione di 5.000 ettari che non è, come vedete, solamente nella parte centrale, ma anche diffusa diciamo, nel territorio comunale. Quella prima forse è più chiara ancora. Ecco, vedete, questa è la città storica che da essere diciamo, segregata nella parte centrale della città viene invece a interessare l'intero territorio. E il paradosso è che, per esempio, mentre costruiamo il piano regolatore, dal momento che con storia intendevamo anche tutti i periodi storici fino al moderno e al contemporaneo, purché diciamo, fossero garantiti della qualità del territorio, mettemmo nella città storica anche la chiesa di Meyer, che era ancora in corso di realizzazione, per far capire con questo paradosso come il concetto di storia andasse fortemente ampliato. E molto velocemente, delle altre città, il tema importante anche da sottolineare è la città da ristrutturare, la città della trasformazione. Sono circa 16.000 ettari, 18.000 ettari, pari al 14% del territorio comunale. Queste due città sono quelle in cui il piano mette in campo prevalentemente tutte le regole diciamo che sperimenta sull'innovazione per la riqualificazione e la rigenerazione e anche i nuovi strumenti, qui è qui che sperimenta i programmi integrati ed è qui che sostituisce quindi gli strumenti più tradizionali. Allora, il primo delle tre scelte strutturanti è appunto il sistema ambientale. Abbiamo detto che è la prima scelta del piano, viene infatti cominciata la costruzione con il piano delle certezze nel 97 e si arriva a un sistema ambientale di 87.800 ettari, pari al 68% del territorio comunale. In questa parte del territorio abbiamo 11 parchi territoriali, oltre ad aree agricole e a verde pubblico. Ora, il sistema ambientale è molto importante perché non solo garantisce diciamo, la sostenibilità delle scelte del piano, non solo diciamo, è finalizzato all'innesco di processi di rigenerazione ecologici, ma costituisce anche il limite del sistema insediativo, cioè è quel limite oltre il quale la città non può andare e quindi deve continuare a esistere come invariante. Un elemento importante è che per la costruzione di questo piano, nella fase proprio di elaborazione, quindi nel 97 con il piano delle certezze, c'è stata una fortissima riduzione delle previsioni non attuate del piano previgente. E il piano previgente, il piano 62, era un piano sovradimensionato per 5 milioni di abitanti, e oggi la città ne ha 2.800.000, quindi nel 62 si pensava appunto che la città dopo 15 anni avrebbe raggiunto 5 milioni di abitanti, quindi un piano molto sovradimensionato. Quindi il primo atto che fa l'amministrazione è tagliare della metà questo residuo di previsioni del piano previgente da 120 milioni a 60 milioni di metri cubi e ovviamente queste parti sottratte all'edificabilità vengono inserite nel sistema ambientale, ma ancora ce ne sono ancora 8 milioni che sono aree senza nessun vincolo ambientale sovraordinato, per cui l'amministrazione
pur di poter costruire il sistema ambientale, decide di compensare i diritti edificatori di questi privati facendo un trasferimento in altre aree. E questo appunto lo fa a partire da un principio che viene sancito appunto dal piano delle certezze, che è il principio della compensazione edificatoria. Questa compensazione edificatoria, di cui si è parlato molto in Italia e ancora si parla in modo negativo, in realtà è un metodo di grande, diciamo, salvaguardia ambientale, perché, diciamo, ad esito di questa manovra attuativa l'amministrazione comunale avrà circa 1.800 ettari di quella prima, 1.800 ettari, e non ancora, l'ho scritto, 1.800 ettari di aree verdi destinate al verde pubblico nelle proprie proprietà, quindi fruibili come parchi. E considerate che con il planning by doing nel 2008, quando il piano viene approvato, già il 70% di questa manovra attuativa era in attuazione, quindi già il 70% di quelle aree erano, diciamo, nella proprietà dell'amministrazione comunale. La seconda scelta strutturante è quella, ecco, sì, c'era, questo è il piano delle certezze, ecco, e questo è quella dopo. Questo era un esempio di trasferimento dei diritti edificatori con il principio della compensazione edificatoria. Allora, la seconda scelta strutturante è quella del sistema della mobilità. Questo, come diceva Campos Venuti, questa è stata sintetizzata con la cosiddetta cura del ferro, cioè la nostra città, come dice Campos Venuti, la maggior parte delle città italiane sono, diciamo, interessate da un'anomalia genetica rispetto alle altre città europee, soprattutto alle grandi città europee, perché le nostre città sono sorte su un sistema viabilistico su gomma privato, e quindi questa cura del ferro vuole restituire alla città, vuole realizzare nella città un sistema, diciamo, di trasporto pubblico prevalentemente sul ferro. È un sistema che è costituito da 350 km di linee metropolitane e di passanti ferroviari, di 215 stazioni raggiungibili a piedi da oltre la metà dei cittadini romani. Questa rete viene poi completata attraverso 200 km di corridoi riservati al trasporto pubblico di superficie e circa 50 km delle 6 linee tranviarie. Ovviamente questo sistema è per la maggior parte, diciamo, già realizzato e quindi deve essere adeguato, e in quota parte ovviamente invece prevede delle nuove realizzazioni. Ora, la cosa interessante è che il piano, con le sue norme, mette in relazione il sistema insediativo e quindi la trasformazione con il sistema della mobilità. Quindi il sistema della mobilità va a servire il sistema insediativo esistente, quindi va verso la città esistente, e al tempo stesso le nuove trasformazioni vanno verso le stazioni, quindi verso i centri, i poli del ferro. E infatti, come vedremo, le centralità urbane e metropolitane, che sono i luoghi della grande trasformazione del piano regolatore di Roma, devono essere obbligatoriamente sulle stazioni del ferro, e il ferro deve essere realizzato almeno contemporaneamente a queste trasformazioni. E quindi, diciamo, se il sistema ambientale costituisce il limite del sistema insediativo, invece il sistema delle infrastrutture per la mobilità, in particolare il ferro, costituisce la condizione per la trasformazione del sistema insediativo. Infine, la terza scelta strutturante è quella delle centralità urbane e metropolitane. Questi sono 18 luoghi, diciamo, che prefigurano una struttura urbana policentrica che deve essere alternativa alla struttura tripolare del piano del 62. Il piano del 62 si basava su tre oggetti fondamentalmente: il centro storico, il sistema direzionale orientale ad est, se c'è il piano del 62 o qualcosa del genere, o anche il nostro, e, diciamo, l'EUR. Quindi era un sistema tripolare. E oggi invece, con il sistema delle 18 centralità, il sistema insediativo deve essere riorganizzato in modo policentrico, multipolare. Ora, queste centralità quindi hanno una doppia finalità.
E cioè, da una parte devono ovviamente, sono i luoghi delle funzioni forti che devono innescare processi di riqualificazione nelle aree più periferiche e quindi diciamo fare in modo che questi allora 19, oggi 15 municipi diventino effettivamente dei luoghi diciamo rigenerati, dei luoghi vivibili, dei luoghi anche alternativi al centro sotto il profilo soprattutto delle funzioni. E la seconda questione è ovviamente che il sistema delle 18 centralità deve garantire anche un decentramento rispetto, diciamo, alla fortissima concentrazione di funzioni che sono nella parte centrale della città. Di queste 18 centralità, con il Planning by Doing, 10 sono già state, diciamo, pianificate, quindi sono già stati approvati i progetti nelle fasi, diciamo, di elaborazione del piano, e 8 sono ancora da pianificare e vedremo poi che cosa succede. Questo sistema, e torniamo su quella di prima, delle 18 centralità, no, dove si vedono tutte le centralità, anche quelle locali, viene, diciamo, completato da altre 52 centralità di livello locale, che sono invece i luoghi della riqualificazione, diciamo, a scala piccola e che sono i luoghi dell'identità locale. Queste centralità locali si devono, diciamo, attuare attraverso dei progetti unitari di iniziativa pubblica e prevedono, diciamo, la realizzazione di interventi pubblici, di servizi, di parchi e la riqualificazione degli spazi pubblici aperti. Il piano è anche un piano, ovviamente, per la costruzione della città pubblica e, diciamo, ovviamente per far questo, come vedremo, mette in campo dei meccanismi diciamo innovativi. Sicuramente finalmente l'amministrazione, anche se in parte, si rende conto che l'esproprio è uno strumento totalmente inadeguato per la costruzione della città pubblica. Pensate che in 40 anni di vigenza del piano regolatore del 62 solo il 23% delle previsioni pubbliche era stato attuato. E, diciamo che l'amministrazione quindi mette in campo questi strumenti, in particolar modo l'acquisizione compensativa e la cessione gratuita, diciamo, di aree per lo standard in quantità superiori allo standard minimo in tutte le aree della trasformazione. In particolar modo l'acquisizione compensativa consiste sostanzialmente nell'attribuzione di un indice di edificabilità per tutte le aree destinate a verde e servizi pubblici e in modo tale che il privato possa, diciamo, esercitare questo diritto edificatorio su una parte minoritaria dell'area in cambio della cessione all'amministrazione della restante parte. Noi in Italia il problema fondamentale è la carenza di aree pubbliche in possesso dell'amministrazione, e quindi qualsiasi strategia che ha come obiettivo la realizzazione di verde, di servizi pubblici eccetera, deve ovviamente fare i conti con la possibilità per l'amministrazione di entrare in possesso di queste aree. Ora, se noi vediamo appunto la tabella, quella con il confronto, non questa ma quella dopo, quella più sintetica, ecco, si vede come, diciamo, il piano ha bisogno sostanzialmente di 12.000 ettari, di cui però, diciamo, un 45% poi in sede di approvazione sono già acquisiti e, diciamo, il 56% sono da acquisire. In realtà questa quota da acquisire è per il 50% nelle aree di trasformazione, quindi accessione gratuita, per il 13% in acquisizione compensativa, mentre il 37% rimane da espropriare. Questo punto è un punto dolente di questo piano perché, ancora una volta, la pochezza, diciamo, comunque la miopia di una parte della maggioranza di centrosinistra anche in quegli anni, e in particolare di coloro, diciamo, che erano su posizioni più radicali, all'epoca era Rifondazione Comunista e i Verdi eccetera, impediscono sostanzialmente di estendere questo meccanismo importante perché consente l'effettiva acquisizione all'amministrazione di queste aree
impediscono di estenderlo a tutte le aree della trasformazione e quindi e anche a tutte le aree dei verdi servizi, scusate, e quindi in particolare rimangono alcune aree soggette ancora ad esproprio. Perché impediscono questa cosa? Perché sostengono che quel piccolo indice di edificabilità in cambio del quale l'amministrazione entra in possesso di queste aree avrebbe, diciamo, incrementato in modo eccessivo il dimensionamento del piano. Cosa folle, anche considerando che si trattava solamente di 10.000 stanze e che per giunta erano stanze non residenziali, cioè di servizi privati, perché così dicono le norme tecniche, cioè non possono, diciamo, realizzare altre case, ma solo servizi. Per questo motivo, diciamo che l'acquisizione compensativa è stata attribuita solo in parte al piano e per questo, diciamo, il suo potere innovativo è stato in qualche modo ridotto. Ora, diciamo, il piano però raggiunge quindi una dotazione rilevante di aree per il verde e per gli standard ancora. I luoghi, diciamo, per la verifica dello standard, vedete che c'è una popolazione teorica di circa 3 milioni e 400 abitanti, teorica, che raggiunge una media di standard di livello locale di 35 metri quadri ad abitante, con un obiettivo minimo di 22, quindi molto elevata, e diciamo, è questo in tutti i municipi, partendo però, la cosa successiva, da una situazione invece molto carente. Questa era la situazione dei municipi prima del piano. In rosso vedete tutti quelli che erano carenti, che erano sotto standard, e quindi gli unici che avevano, diciamo, una dotazione di servizi erano il 12° municipio e quello centrale, perché ha molte ville, Villa Borghese, cioè tutti i grandi parchi urbani. Questo è dopo il piano, nell'adozione, e vedete che rimanevano, diciamo, nella parte centrale alcune aree ancora un po' sottodotate, ma perché è la parte più densa della città, ovviamente. Questa è, diciamo, la ripartizione degli standard oggi con la nuova articolazione dei municipi. Sono 15 municipi invece che 19, questa è la nuova situazione degli standard, e quindi vedete sono prevalentemente, diciamo, largamente raggiunti. E anche, diciamo, con dei livelli. Ovviamente è il primo municipio, quello più centrale, che appare più carente, perché ovviamente è la parte proprio storica più caratterizzata. Ora, diciamo che andiamo oltre, perché non ce la facciamo a fare questa parte. Allora, dal piano all'attuazione. Allora, sicuramente il piano è, come avevo scritto qui, è un piano per la qualità, e c'è una cosa importante, cioè il piano prova, per raggiungere gli elementi di qualità, a coniugare il recupero della struttura di riferimento urbanistica, torna su quello della qualità, se no non posso dire adesso, il recupero della struttura di riferimento urbanistica con quello della dimensione dell'architettura del progetto urbano. Cioè, questo tema della pianificazione della gestione, quindi del programma e dell'attuazione, fa sì che il piano si preoccupi, cioè ponga al suo interno degli strumenti anche che consentano, diciamo, il raggiungimento di una qualità non solo in termini, diciamo, di struttura di riferimento urbanistica, ma anche che possano ben dialogare con quelle che sono, che è la dimensione dell'architettura del progetto urbano. Quindi diciamo che questi strumenti, che sono gli strumenti innovativi che il piano mette in campo, definiscono solamente i requisiti, diciamo, della qualità complessiva del progetto rispetto al contesto delle relazioni e alla coerenza con le scelte strutturanti che abbiamo visto con le tre scelte, definisce i dati quantitativi essenziali e quelli della fattibilità economico-finanziaria e poi lascia alla fase del progetto tutte le scelte successive, le scelte delle funzioni, le scelte anche, diciamo, della attuazione attraverso i diversi strumenti. Per far questo il piano mette in campo anche alcuni elaborati specifici, la carta per la qualità, se la facciamo vedere, per esempio,
cioè sono degli elaborati gestionali, quindi non prescrittivi del piano, che però sono un aiuto alla progettazione, cioè chiunque deve progettare ha un patrimonio di studi, di analisi, di riferimenti e anche di indirizzi come la carta per la qualità che consentono appunto di fare dei progetti qualitativamente, diciamo, contestualizzati nel piano e di livello. E quindi diciamo che il piano parte dal presupposto che l'amministrazione insieme ai privati, insieme agli operatori deve convergere sul tema della qualità, perché la qualità è un elemento di forte attrattività e quindi di sviluppo, e questa consapevolezza dà anche all'amministrazione un ruolo fondamentale che è proprio, che è quello di governo, diciamo, delle trasformazioni. Per, diciamo, attuare la strategia di rigenerazione e di riequilibrio, il piano mette in campo alcune regole fondamentali, alcuni strumenti, alcune procedure e alcuni meccanismi. Su questi andrò piuttosto veloce per arrivare poi all'ultima parte. Le nuove regole per la trasformazione sono, ad esempio, come già abbiamo detto, la cessione gratuita di aree per il verde dei servizi pubblici in misura superiore allo standard in tutte le aree della trasformazione, l'inserimento del mix funzionale come elemento obbligatorio, cioè per ciascuna area di trasformazione ci deve essere una quota obbligatoria di usi residenziali, di usi non residenziali e una quota flessibile da attribuire in fase di attuazione. Inoltre, diciamo, ovviamente questa sarà differente a seconda del tipo di componente. Per le centralità urbane e metropolitane avremo per esempio una prevalenza di usi non residenziali, ovviamente per le aree di trasformazione della residenza, dell'abitazione, della vivienda avremo ovviamente una prevalenza di aree di usi residenziali. Inoltre il piano mette anche in campo dei, diciamo, degli indicatori ecologici, dei coefficienti di permeabilità e anche delle densità arboree e arbustive computate per esempio per ogni area di trasformazione in un numero minimo di alberature, di arbusti che devono essere obbligatoriamente piantumati, cioè, diciamo, rende operativo il principio della sostenibilità attraverso una sorta di standard ecologico ambientale. Il secondo tema, gli strumenti innovativi in particolare sono quelli che vengono utilizzati per rendere più flessibile, più efficace la dimensione della riqualificazione diffusa, e in particolare sono i programmi integrati. L'amministrazione, a fronte di una sperimentazione dei programmi integrati degli anni 90, utilizza i programmi integrati come degli strumenti di ordinaria attuazione, e questo perché? Perché questi strumenti consentono sostanzialmente, hanno un alto grado di operatività, consentono, grazie all'integrazione funzionale, alla ripartizione di investimenti tra pubblico e privato, cioè il privato partecipa, diciamo, attivamente alla riqualificazione attuando delle regole e degli obiettivi e delle esigenze evidenziate dall'amministrazione comunale, e quindi e anche grazie alla capacità di fare delle verifiche sulla fattibilità e sui caratteri specifici degli interventi, vengono utilizzati come degli strumenti ordinari. La cosa interessante è che questi strumenti nascevano negli anni 90 come degli strumenti di deregolamentazione, erano due leggi nazionali del 93, una del 92 e una del 93, che introduceva questi programmi complessi come strumenti per andare in variante al piano regolatore, ai piani regolatori in generale, erano due leggi nazionali, e il Comune di Roma le utilizza invece come strumenti di ordinaria attuazione del piano, per cui è il piano che individua all'interno delle sue norme quelle che sono gli indici di edificabilità in corrispondenza di questi, diciamo, di questi programmi, ovviamente individua le aree per il verde e quindi ne fa un disegno e soprattutto ne fa una norma cogente già con il piano, e quindi non sono più, diciamo, degli strumenti della negoziazione e della contrattazione, ma sono degli strumenti che attuano il piano invece di variarlo. L'altro elemento sono le procedure, e la nuova procedura è appunto quella del progetto urbano, che sempre attraverso questa
diciamo, processualità che viene attribuita dal piano, non solo al piano come metodo, ma anche agli strumenti, alle procedure che lo attuano, anche il progetto urbano, diciamo, che è obbligatorio per tutte le aree di trasformazione di una certa rilevanza come centralità urbane e metropolitane, viene, parte, diciamo, si avvia, è una procedura che si avvia attraverso uno schema preliminare di assetto. Questo schema viene approvato dalla giunta comunale e già qui, quindi ancora prima, è solamente uno schema preliminare, già comincia la condivisione, la partecipazione, diciamo, degli abitanti, dei cittadini sul progetto. E poi, diciamo, in questa sede vengono fatte tutte le verifiche sulla fattibilità, sulla sostenibilità morfologico-funzionale, socio-economica, ambientale, finanziaria, e poi si arriva, diciamo, al progetto definitivo che viene invece approvato dal Consiglio Comunale a chiusura di questa fase. E infine i nuovi meccanismi attuativi, abbiamo già accennato all'acquisizione compensativa per le aree standard, abbiamo già accennato alla compensazione edificatoria. Voglio dire solamente un terzo elemento fondamentale di questi meccanismi, che è quello del contributo straordinario. Il contributo straordinario che viene inserito nelle norme del piano è un vero e proprio prelievo per la ridistribuzione della rendita fondiaria urbana, per cui la quota maggioritaria delle principali, diciamo, valorizzazioni immobiliari che il privato ha in forza del piano, cioè grazie al piano regolatore, è soggetta a un contributo finanziario straordinario. Questo contributo va dal 66% al 60% di questa valorizzazione, di questo surplus del valore, ed è molto importante perché l'amministrazione comunale poi deve obbligatoriamente utilizzarlo per la riqualificazione, diciamo, di ambiti degradati. La cosa interessante è che questo contributo straordinario, diciamo, con una legge recentemente, la 164 del 2014, è diventato, diciamo, un obbligo a livello nazionale, quindi è stato inserito come un obbligo a livello nazionale, quindi non è più solo il piano regolatore di Roma, con un valore pari al 50%. E adesso io qui sarei sulla parte finale, se ci sono delle cose, e se no vado avanti, dimmi tu. ¿Alguna cuestión, alguna idea que no se haya entendido muy bien? Si pueden avanzar, bueno, hay algunas cuestiones de léxico a lo mejor que merece la pena explicar. Por ejemplo, cuando Laura habla de estance, se refiere a habitaciones porque son algunas de las medidas de los estándares en Italia relativos a la vivienda y en general a las construcciones. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer una, que es el sistema de asentamientos. Ah, sistema de asentamientos. Bueno. Literalmente. ¿Alguna cuestión más? Sí, no, es básicamente para seguir funcionando con el lenguaje. Adesso, intanto, siamo alla fine. Allora, che cosa succede di questo piano? Questo piano, come vi ho detto all'inizio, è stato approvato il 12 febbraio del 2008. Il 13 febbraio il sindaco Walter Veltroni si dimette, quindi il giorno dopo, chiude anticipatamente questa, diciamo, questa consigliatura per candidarsi come premier a livello nazionale. Le nuove elezioni amministrative del comune segnano una sconfitta per il centro-sinistra e c'è la vittoria di una giunta di centrodestra con il sindaco Alemanno, e quindi con questa una brusca conclusione e rimozione dell'esperienza del cosiddetto modello Roma e dell'importante processo di crescita e modernizzazione che aveva messo in moto la città nei 15 anni passati, quindi dal 93 al 2008. Nel 2013 abbiamo di nuovo le giunte di centrosinistra fino a oggi con il sindaco Marino, che però, diciamo, si rivela un portatore di una posizione molto più radicale, massimalista, che nei fatti si oppone all'esperienza del governo del territorio del modello riformista, in particolare alle scelte urbanistiche. Le sue dichiarazioni pubbliche, sue dell'assessore all'urbanistica, indicano infatti addirittura una continuità paradossale, parlando di esperienze degli ultimi decenni,
tra le esperienze quindi significativamente diverse del governo della città, delle giunte di centrosinistra del 93 al 98 e quelle di Alemanno fino al 2013. Quindi diciamo che la concezione riformista che costituisce il riferimento politico e culturale del piano soccombe a una fase controriformista che vede quindi la sparizione del piano e proprio dei suoi principi. Infatti il paradosso è che questa sua emblematicità lo rende oggetto di attacchi incrociati sia diciamo nelle invettive elettorali di Alemanno, che dice nel 2008 nella sua campagna elettorale che avrebbe distrutto il piano regolatore, in realtà non ci riuscirà, ma come dire proverà a destabilizzarlo dall'interno, sia da sempre a tutt'oggi questo piano è stato oggetto di attacchi del massimalismo più radicale che, come dice Camposvenuti, ha combattuto e a volte sconfitto il riformismo più della stessa speculazione, coadiuvando così il fronte della deregolamentazione. E proprio grazie a questa elevaticità, questo piano, un piano non attuato, a parte ovviamente quella parte di sperimentazione che è stata condotta negli anni della sua elaborazione con il planning by doing, che comunque era arrivata al 70% delle sue previsioni nel 2008. La sparizione del piano va comunque oggi anche di pari passo con una paralisi dell'azione del governo del territorio, e a questo corrisponde anche il venir meno da parte di coloro che governano la città anche oggi della necessità di una strategia generale e organica per la città, e quindi prevale una logica della contrattazione della variante puntuale guidata proprio da quella rendita urbana che i massimalisti hanno saputo solo teoricamente avversare, trovandosi oggi alla prova dei fatti a praticare. Infatti possiamo dire quindi che a Roma è mancata la possibilità dal 2008 a oggi di passare dalla fase della pianificazione alla fase della piena gestione. Ora, come dimostrarvi che questa cosa che sto dicendo è vera? Banalmente lo farò attraverso l'excursus di una centralità, parlandovi appunto delle centralità che, come abbiamo visto, sono una delle tre scelte strutturanti fondamentali del piano, e quindi è una sfida, è la sfida più importante questa del policentrismo della città, e quindi dove il piano aveva riposto grandi speranze proprio per l'innesco di processi di rigenerazione e di riqualificazione. Allora, queste centralità complessivamente interessano 2.000 ettari e sono circa 5 milioni di metri quadri di superficie utile lorda, con una media dell'83% di usi non residenziali. Per l'attuazione delle centralità il piano prevede obbligatoriamente la procedura del progetto urbano e prevede anche obbligatoriamente che, diciamo, siano realizzate almeno contestualmente le infrastrutture sul ferro. Quali sono gli elementi importanti che vengono individuati nel 2005 con una delibera del Consiglio Comunale proprio come indirizzi di qualità per le centralità, per la diciamo, elaborazione e realizzazione delle centralità? In particolare l'amministrazione del 2005, quindi avevamo ancora la giunta Veltroni, si rende conto, stavamo ancora elaborando il piano che sarebbe stato approvato tre anni dopo, si rende conto che l'attuazione delle prime centralità, delle prime 8-9, è andata avanti come se fossero, diciamo, delle aree di trasformazione normali. Il progetto urbano di fatto non era mai stato approvato, le funzioni non erano quelle funzioni rilevanti che devono costituire l'attrazione, diciamo, per la trasformazione. E diciamo, quindi l'amministrazione fa con questa delibera degli indirizzi che riguardano sostanzialmente la necessità della credibilità delle funzioni, la obbligatorietà della procedura del progetto urbano, il fatto di rendere subito disponibili i diritti pubblici, la qualità degli spazi pubblici, la necessità di fare delle procedure concorsuali per la realizzazione, diciamo, del progetto urbano e dell'architettura soprattutto, e soprattutto la necessità di una struttura amministrativa ad hoc che si occupasse delle centralità e della loro attuazione. Nel 2010 la giunta Alemanno, quindi siamo in un altro panorama, che cosa fa? Fa una memoria di giunta che sostanzialmente dice: i diritti edificatori delle centralità sono troppo bassi, le centralità sono quantitativamente troppo basse, quindi bisogna alzare tutte le centralità
nello stesso modo, quindi senza la specificità che invece caratterizzava le centralità, e quindi dà un indice 0,6 metro quadro su metro quadro. Poi dice che dal momento che le centralità hanno, come tutte le aree di trasformazione, una superficie utile lorda privata, a cui si somma una pubblica, che è quella importante perché l'amministrazione nella, in quella parte fa i suoi interventi, diciamo, di interesse pubblico, dice è troppa la quota di edificabilità pubblica, sostituiamola in qualche parte con una sul premiale da attribuire ai proprietari. E ultima cosa, la peggiore di tutte, dice sostanzialmente facciamo un nuovo percorso operativo che sostanzialmente sostituisca il progetto urbano. Quindi annulla tutti gli elementi, diciamo, principali e innovativi della, che erano nel piano regolatore per l'attuazione delle centralità. Di questa cosa è emblematica la centralità di Arenina Romanina, che è una centralità che è nell'estremo est della città. Questa centralità vive tutte e due le fasi. Nel 2004-2005 la proprietà sostanzialmente avvia un bando pubblico internazionale inviti per la sua progettazione. Il consulente della proprietà, non a caso, è Maurizio Marcelloni, che era stato direttore del piano regolatore nelle giunte Rutelli, quindi dal 93 al 2001. E questo, diciamo, concorso pubblico mette in campo, sperimenta e attualizza tutti quelli che erano i principi informatori del piano regolatore e della delibera del 2005. Inoltre mette, diciamo, scelgono delle funzioni pubbliche particolarmente attrattive, il nuovo ministero, la nuova sede del Ministero dell'Ambiente, il Museo della Scienza, particolari, diciamo, elementi localizzativi complementari all'Università di Tor Vergata, a Cinecittà, che sono, diciamo, funzioni e localizzazioni in adiacenza. Anche qui, come vediamo nell'ultima slide, quella comparativa con i numeri, abbiamo ovviamente dei cambiamenti proposti rispetto al piano, che allora era tra l'altro solo adottato. Vedete, l'adozione del piano prevedeva, diciamo, una superficie edificabile di 227.000 metri quadri, lo schema di assetto preliminare di Romanina ne prevede 5.000, quindi un forte incremento, ma un incremento motivato, cioè scaturisce dagli studi, dalla sperimentazione del progetto. E, diciamo, poi anche relativamente ovviamente al mix funzionale abbiamo, come dire, una differenziazione. Il mix funzionale del piano, allora solo adottato, prevedeva una quota del 20% di residenziale, 20% di flessibile e un 60% di non residenziale. Il SAP aumenta la quota di non residenziale al 65%. Quindi, diciamo, e ovviamente inverte anche un po' il rapporto tra edificabilità privata e pubblica a favore di quella privata. Però, ripeto, questa cosa viene fatta attraverso una sperimentazione, tra l'altro molto interessante, con un progetto vincitore, che è quello di Manuel Salgado, e che misura proprio il tema della centralità come attraverso la dimensione del progetto urbano, del progetto anche in qualche modo dell'architettura, ma vedete la forte contestualizzazione e anche la scelta delle funzioni. Quindi questo è veramente, diciamo, la sperimentazione di quelli che sono i principi del piano. La stessa centralità nel 2011 è oggetto di un progetto che viene presentato dalla nuova amministrazione, da Alemanno, sempre a firma di Salgado, ma completamente stravolto, tant'è che si passa come edificabilità da 500.000 a 600.000 metri quadri, ma la base, avete visto che è una trama reticolare di base, passa sostanzialmente da 70 metri di lato, queste quadras, diciamo, a 140, si raddoppiano le quadras, diventa una cosa terribile se fai vedere quella, ecco, e tra l'altro diventa questa qui. Tra l'altro, l'unica funzione che loro riescono, come dire, a mettere in campo è quella di Fonopoli, che è, diciamo, un centro per la musica con qualche attività sociale, e il resto è prevalentemente residenza. La residenza raggiunge
vediamo il 67%, quindi una prevalenza fortissima, quindi non è più una centralità, e ovviamente dall'altro il progetto urbano come procedura non c'è, e questo progetto viene presentato con un accordo di programma, quindi una variante a fiore colore, come se fosse una banalissima lottizzazione. Quindi vedete come il passaggio attraverso questa centralità ci fa capire come il governo della città sia mutato e come siano mutati profondamente i modi di gestire, diciamo, il territorio e quindi anche la cosa pubblica. E oggi? Allora, oggi nel 2014, dopo un anno di silenzio sul piano regolatore, nessuno ne parla, ma non se ne parlava neanche, diciamo, nella campagna elettorale, il piano regolatore era veramente sparito e sconosciuto, delle centralità non si parla più. Tra l'altro, ovviamente, Anagnina Romanina non è stata attuata, perché poi Alemanno nel 2013 se n'è andato e questo è rimasto in sospeso. E il sindaco Marino nel 2014 comincia, diciamo, una serie di trattative che sono approdate con una delibera di dichiarazione di intenti nel dicembre del 2014 su un nuovo stadio, che non è però in una delle otto centralità che devono essere ancora realizzate, che sarebbe anche dovuto essere, no, è, diciamo, in una dolena del Tevere, qui, fallo vedere due, in un'area del piano regolatore a verde privato attrezzato e verde privato in parte, anche verde pubblico. E peraltro, siccome c'è la legge di stabilità del 2013 che consente anche di, come dire, di completare, di associare alle attività, cioè agli stadi, ai centri sportivi di grande livello, anche attività cosiddette complementari, il dimensionamento, cioè questa cosa, questo stadio, è 1 milione di metri cubi. Di cui praticamente 100.000 sono, se vai sulla tabella del 100.000 metri cubi sono destinati sostanzialmente, quindi 49.000 metri quadri, allo stadio e ai servizi, mentre 305.000 metri quadri, quindi 900.000 metri cubi e più, sono business park, cioè sono attività, come dire, direzionale e quant'altro, che serve ovviamente a fare in modo che per il proprietario miracolato, perché con un'area di verde privato miracolato nelle governe del Tevere, ci sia una, come dire, possibilità, un ritorno economico. Ecco, e quindi questo è lo stadio, ci sono delle cose, poi ovviamente non se ne può parlare mai perché sennò i romanisti dicono oddio eccetera, però questa è l'operazione che è in campo oggi con il sindaco Marino. Se voi considerate che l'assessore all'urbanistica è stato uno dei principali oppositori del piano regolatore di Roma, perché diceva che era sovradimensionato ed era, come dire, il difensore di un'urbanistica tradizionale conservatrice per cui non si deve fare un metro cubo, e ovviamente fa una variante urbanistica di 1 milione di metri cubi. Ecco perché io dico il massimalismo, poi quando si trova alla prova dei fatti a gestire la città non è in grado di farlo e fa veramente peggio, è la variante, la contrattazione con il privato. Adesso io chiudo dicendo solo che per Roma, come dire, adesso siamo tutti molto dispiaciuti, però quello che io credo è che al di là di questo Roma dovrebbe poter ripartire con grande forza, con grande slancio, nella consapevolezza, diciamo, della dimensione di quella che è stata la sua storia di questi ultimi anni e di questa sua esperienza, e dovrebbe, appunto, il piano dovrebbe essere attuato, completato, ma bisognerebbe mettere in campo anche altri strumenti e bisognerebbe anche fare in modo, diciamo, che ci fosse a livello nazionale e regionale, diciamo, una normativa differente che non solo desse certezza del diritto sulle sperimentazioni, ma che consentisse anche un'innovazione degli strumenti e delle forme dell'attuazione. E più in generale credo che per la questione romana, che è una questione annosa perché è una capitale
che però non è mai stata riconosciuta tale appieno dal resto, in particolare dallo Stato, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti, il suo status di capitale, ci sarebbe bisogno di una forma istituzionale amministrativa del tutto diversa. Anche la città metropolitana, che oggi diciamo si sta andando in qualche modo ad attuare, è una forma che non va bene per Roma. Io credo appunto che le proposte che sono oggi anche in Parlamento di riduzione delle regioni, che vedono una proposta per Roma di città-regione con una sua autonomia diciamo legislativa e anche fiscale, e in autonomia anche dalla Regione Lazio, potrebbe effettivamente determinare quella forza di cui la città ha bisogno per diciamo far fronte alle enormi problematiche che si trova di fronte e per coniugare quindi sviluppo, modernizzazione e risanamento economico e finanziario, anche ottenendo così finalmente di riempire di contenuti questo diciamo forma di Roma capitale che ha avuto nel 2010 sotto il governo alemanno con una modifica della Costituzione, ma che è semplicemente diciamo una forma vuota al momento senza contenuti. Grazie e mi scuso per la presenza.